Se dovesse dare un voto al sistema trasporti a Catania, che voto darebbe? Ma ovviamente un voto non sufficiente. È ovvio che sia i trasporti che le infrastrutture a Catania, diciamo, sono abbastanza carenti. Trasporti fermi all'anno zero, con mezzi obsoleti e divario infrastrutturale con le città del nord. A Catania, così come in tutto il mezzogiorno, il sistema dei trasporti è in grande sofferenza. Dopo anni di annunci da parte della politica di grandi opere mai realizzate, per la Filt CGL è arrivato il momento di invertire rotta, puntando al rilancio del sistema trasporti. E così stamattina, nell'ambito del congresso provinciale, riflettori puntati sui tre importanti vettori pubblici di trasporto AMT, AST e FCE, dove secondo il sindacato le criticità sono molteplici, ma anche sulle problematiche del settore aeroportuale. Ad aprire i lavori in una affollatissima sala russo il segretario Filt CGL Carmelo De Caudo. La politica deve avere il coraggio e uno scatto di reni per iniziare a investire sulle infrastrutture nel meridione e in particolare in Sicilia. Nella sua relazione De Caudo analizza anche i punti di forza del sistema infrastrutturale meridionale, costituito dai porti, anche se dice la qualità di questi ultimi registra deficit consistenti e la loro dotazione funzionale è inferiore a quella dei porti del centro-nord. Difficilissima poi la situazione dell'AST a causa di un fortissimo indebitamento con la regione, che non riesce a colmare. E se invece la MT è stata a lungo affetta da una lentissima velocità commerciale e problemi di liquidità, la nuova linea del BRT appare efficace e molto frequentata. Non solo criticità del sistema trasporti, ma nella sua relazione De Caudo affronta infine anche la vertenza dei 21 lavoratori licenziati della Catane Handling. Ovviamente noi altri chiediamo l'immediata riassunzione dei lavoratori licenziati ingiustamente e immotivatamente, e ovviamente chiediamo all'azienda che i responsabili dei ormai diciamo noti fatti del 2 dicembre vanno ricercati altrove, non tra i lavoratori.